Una operazione sull'asse Genoa-Pescara potrebbe prendere forma nelle prossime giornate. Sul piatto, in particolare, due difensori esterni, Francesco Zampano e Riccardo Fiamozzi. Come anticipato giorni fa, Zampano non sarà riscattato dall'Udinese, ha inciso l'esonero di Massimo Oddo, che aveva voluto l'esterno genovese in Friuli. Su Zampano, che è legato al Delfino fino a giugno 2020, ha messo invece gli occhi il club di Enrico Preziosi, che d'altro canto è disposto a mettere sul piatto il cartellino di Riccardo Fiamozzi, che è di proprietà del Genoa ed il cui contratto scade a giugno 2019. Il difensore ha disputato la seconda parte di questa stagione in biancazzurro, nella prima era stato a Bari. Con questo scambio potrebbe tornare a titolo definitivo nel Pescara, come lo è stato nell'estate del 2015, quando fu prelevato a parametro zero dopo essere arrivato a scadenza di contratto col Varese. Nell'operazione finisce anche Riccardo Improta, attaccante in prestito al Bari, ma di proprietà del Genoa ed il cui contratto scade a fine mese. Lo stesso Fiamozzi, pur nel clima di incertezza circa il suo futuro, aveva espresso gradimento per la permanenza in riva all'Adriatico e dichiarato comunque la sua insofferenza alle dinamiche del mercato. No, non so ancora nulla del mio futuro. Ora tornerò lì a Genoa e poi discuteremo del mio futuro, anche perché mi rimane solo un anno di contratto lì. Però voglio ridire pubblicamente, insomma, che qui si sta benissimo, sto benissimo e non si sa mai nella vita, però non ti so dire cosa farò. Io mi auguro per me di saperlo prima possibile il mio futuro, perché comunque il mercato volendo o non volendo è pesante, almeno secondo me a livello personale è pesante non sapere mai dove puoi andare, quindi mi auguro di saperlo il prima possibile. Il Pescara poi segue, e non da oggi, la pista del centravanti Andrea Favilli, uno dei prospetti del calcio italiano che aveva iniziato alla grande questa stagione in Serie B prima di un infortunio al crociato che gli ha fatto chiudere anzitempo il campionato. Il club biancazzurro continua a monitorare la situazione, ma la pista è estremamente complessa. La Juventus sta per formalizzare l'acquisto del cartellino dall'Ascoli, poi sembra intenzionata a girare l'attaccante di una squadra di Serie A. In pole c'è il Chievo Verona, ma resta anche forte la candidatura del Bologna. Il Chievo, che studia mosse per il dopo Roberto Inglese, potrebbe poi sferrare l'assalto verso uno degli uomini mercato del Delfino, Stefano Pettinari, già sondato nello scorso mercato di gennaio. Il Pescara potrebbe incassare e incamerare una plusvalenza. Se il goleador stagionale non dovesse partire, si dovrà lavorare ad un rinnovo del contratto, che scade tra 12 mesi. Operazioni che potrebbero subire un'accelerazione quando il presidente Daniele Sebastiani dovesse sciogliere tutte le riserve circa la sua permanenza al timone della società biancazzurra, fatto che sembra pressoché scontato.